Salve a tutti ragazzi, forse, dico forse, questa è l'ultima parte del Palazzo di Nida, che novellina 97, mi aspettavo i momenti con una vera seccatura, sì è vero, è seccante sto livello, ma non è più seccante del livello successivo, la cisterna, non so neanche se lo faccio. Forse sì, ma è anche probabile che come forse non sarà probabile, perché io la cisterna non l'ho mai finita, l'ho sempre sorpassata con un trucco, e però forse proverò a farlo perché ho messo mi piace a dei video inglesi con le soluzioni della cisterna e forse ci si prova a finire a farla. Comunque vi farò vedere lo stesso il trucco di come passare il livello, metterò una annotazione colorata e... aspettate, guardi qua. No, ma io sono stato un coglione, non bisogna andare. Coglione! Quindi dunque allora non qui. Non là, che c'è il coccodrillo morto. No! Qua invece sì, qua col coccodrillo morto. Di su. Se vi ricordate di queste porte, c'è una che non abbiamo aperto e vale a dire sarebbe, aspettate, no, non è questa, devo cercarla ragazzi, devo cercarla, ecco, è questa porta. Giù, su, giù. Allora. Bene, proviamo. Giù, su. Allora. Questa poi giù, madonna, ste leve di merda, giù e ora tutte queste tre su, e ancora queste, questa su, ora dovrebbe essersi aperta, perché quella è la porta che ci farà finire il livello. Sì, grande, l'abbiamo aperta subito. Magno, mi ricordo qua c'è, arrivava un nemico a tradimento. Appunto, come vi dicevo. Forse non è l'ultima parte, ragazzi, quanto siamo? 3 minuti, no? Ancora c'è tempo, via. Sembrava di registrare da un'eternità. Qua abbiamo da inserire, ecco, per 3 barre di barre d'oro per 3. Bene. Inseriamole tutte 3 e forse finiamo il livello. Prima. Cioè io avevo fatto una battuta veramente una cazzata, ho detto "Ma perché Lara non può vendere i lingotti d'oro?" Sicuramente è una cazzata, perché gli esperti Tomb Raider sapranno che Lara è ricca sfondata, ha una villa che il castello di Peach è uno sputacchio. Quindi che cazzo li vende? Ok, si è aperto questo portone. E finiamo il livello! Nemici uccisi 49, oggetti trovati 13, segreti 3 su 3. Ragazzi, era da tantissimo tempo che non prendevamo tutti i segreti. Comunque il terzo segreto era quello in cui era una fossettina nascosta. Tempo 53:35. E crasiamoci. Ui!
Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo livello con la cisterna.